Misure eccezionali di controllo sulla riviera romagnola nella settimana di Ferragosto. Oltre alle normali attività di prevenzione, le forze dell'ordine quest'anno saranno impegnate anche sul fronte anti-Covid, come ci conferma il nuovo prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, insediatosi il 27 luglio. Controlli già avviati la settimana scorsa per la Notte Rosa e che hanno portato alla chiusura per 5 giorni di 2 discoteche per mancata osservanza delle norme anti-Covid. L'impegno straordinario che le forze dell'ordine stanno mettendo in campo, unitamente anche alle forze di polizia municipale, sarà mirato essenzialmente lungo la fascia costiera nel fine settimana, da venerdì fino a domenica, sia per prevenire e contrastare eventuali condotte illecite o forme di devianza in generale, sia per garantire il distanziamento sociale, il rispetto delle normative anti-Covid, quindi l'uso anche di dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha programmato una serie di interventi, nel mirino soprattutto i luoghi di aggregazione giovanili, dove si registra in tutta Italia un aumento dei contagi. Riguarderanno in particolare le discoteche, i luoghi di maggiore intrattenimento. Quindi sarà un Ferragosto dove bisognerà coniugare la sicurezza e l'economia di quest'area. Nella fase di graduale rientro alla normalità si è puntato moltissimo sul turismo. Questa è una regione che vive di turismo, di una regione che importa persone, quindi vuole far divertire, rappresenta uno dei comparti trainanti del territorio, e quindi è necessario muoversi in questa direzione senza però abbassare troppo la guardia. Quindi l'invito e l'impegno, insomma, che abbiamo posto e il messaggio che voglio trasferire soprattutto ai giovani è quello, insomma, di mantenere ancora alta la guardia, di mantenere l'uso delle mascherine e il distanziamento interpersonale.